Allora, cominciamo i lavori. Passo subito la parola al segretario per l'appello. Buonasera a tutti. Didieri Pasquale. Presente. Bilascio Maria. Presente. Sant'Arsenio Giovanni. Presente. Sabella Giuseppe. Presente. Colombo Rosanna. Presente. Fiore Antonio Maschere. Gioia Maria Angela. Presente. Viaggio Gigante. Presente. Amato Lucia. Presente. Ammirato Giuseppino. Presente. Piero Francesco. Presente. Michidieri Domenico. Presente. Fabella Pia. Abbiamo quindi due assenti, Falabella Pia, di cui abbiamo una mail, una comunicazione scritta, Francesco Pio. Allora, passiamo subito al primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale sedute precedenti. Leggo l'oggetto della deliberazione del Consiglio Comunale numero 16 del 7 settembre 2016. Dichiarazione di stesso finanziario, articolo 246 e seguenti del TUEL. Passiamo all'approvazione di questo verbale attraverso la votazione. Allora, aspettiamo un po'. Sì. Sì. Siccome insomma, è un'attività che non utilizzavamo a svolgere, che comunque credo sia anche positiva dal punto di vista poi della delibera, così come viene redatto dall'ufficio segretario, però per fare poi una votazione successiva sarebbe il caso di ieri forse, se non sbaglio, o no, di, quando di avere una strumentazione sì ci è arrivato, lo mette. Sì, lo mettiamo questa sera sul sito. Noi siamo qui, io sto parlando un consiglio comunale, perciò sto parlando questa volta. Comunque lo metto, grazie. Lo mettiamo sul sito tra stasera e domani mattina sul sito, e poi se diciamo lo spazio anche sul cartaceo, per il nostro quindicinale, purtroppo non è un quotidiano, quindi poi nel quindicinale vediamo di mettere qualcosa. Anche velocità. Ah, magari sì, lo faccio. Dai. Perfetto. Riportare questo pertanto, votiamo anche. Sì, troviamo, sì, magari se poi ci risentiamo tra un 5-6 giorni, le dico tutto, insomma, va bene. Buonasera, pure ad essere più efficace in questo lavoro, quando dei segretari precedenti insomma erano molto più sintetici, quindi facevano una sintesi veramente ancora più evidente rispetto a quanto veniva discusso in Consiglio. Pertanto però se è possibile almeno avere notarci di una strumentazione che faccia sì che poi nel testo della delibera ci sia importato effettivamente quello che è disintervento. Prenda parola di questo consiglio. Grazie. Quindi votiamo. Sì. Allora passiamo subito al secondo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione e regolamento del comitato dei quartieri. Il vice sindaco, la dottoressa Maria Bilascio, ha formulato la proposta in oggetto, per cui ritengo giusto passare subito in questo caso proprio il microfono. Prego. Grazie Presidente per avermi concesso la parola. Grazie Presidente per avermi concesso la parola. Buonasera a tutti. L'esigenza di proporre oggi il regolamento dei comitati di quartiere, del comitato dei quartieri, nasce dalla idea di avvicinare quanto più possibile l'attività politica e amministrativa alle esigenze reali dei cittadini. Vero è che il
comune è sempre, la casa comunale è sempre presidiata, c'è sempre qualcuno disposto a, ad ascoltare quali sono le richieste della mentele, i consigli che possono pervenire da parte dei cittadini, però abbiamo pensato fosse corretto istituzionalizzare un metodo di democrazia diretta e partecipata. Tra le varie possibilità abbiamo elaborato questo testo, che è un regolamento dei comitati di quartiere, che oggi speriamo di proponiamo per l'approvazione e che cercheremo di implementare nel più breve tempo possibile, sapendo che, poiché prevedono un sistema proprio di elezione dei partecipanti al comitato, sarà necessario informare diffusamente i cittadini di questa possibilità, sarà quindi necessario sensibilizzarli rispetto a quello che può essere l'opportunità offerta dai comitati di quartiere, e quindi la possibilità di essere organo propositivo e consultivo rispetto all'amministrazione, e quindi poi andare proprio a redigere delle liste di candidati a questa carica, figura, procedere poi alle elezioni indette dal sindaco, avere gli eletti e procedere poi alle attività propositive e consultive nel corso degli anni della consigliatura. Quindi, ritenendo che questa possa essere una modalità di avvicinamento delle stanze di palazzo alle esigenze dei cittadini, abbiamo pensato di proporre questo regolamento. Dopo aver letto il regolamento, naturalmente spiego se la minoranza lo consente. Mi limito a spiegare rapidamente i punti essenziali. Come dicevo, il Comitato dei Quartieri è un'assemblea che riunisce tutti i presidenti dei comitati di quartiere e incontra l'amministrazione almeno 4 volte l'anno. Quindi c'è un limite minimo, che è 4 volte l'anno, e poi naturalmente tutte le volte che sarà necessario. Il Comitato dei Quartieri può proporre petizioni e istanze volte alla determinazione degli obiettivi contenuti negli strumenti di programmazione comunale, quali ad esempio la programmazione annuale delle opere pubbliche, il piano regolatore generale, i vari programmi annuali e pluriennali. Naturalmente questo elenco non è esaustivo, è semplicemente indicativo. Il Comitato dei Quartieri può inoltre, oltre a proporre, può essere consultato dagli organi comunali sulle problematiche concernenti il territorio, nonché interpellato per la formulazione di proposte in occasione dell'adozione dei vari strumenti di programmazione. Quindi immaginiamo di avere un contatto diretto con quelli che possono essere i problemi e le esigenze dei cittadini attraverso questo strumento. Come si arriva a realizzarlo? In realtà ci sono delle vere e proprie modalità di elezione. Il paese è stato diviso, il comune di Lagomento è stato diviso in 5 zone, queste poi saranno, naturalmente sarà data grande diffusione. Abbiamo pensato di dividere, chiaramente non si vede, però le zone periurbane, cioè le zone non del centro abitato vero e proprio, le contrade, in due aree. Un'area, diciamo, nord e un'area sud. All'interno poi del regolamento che sarà pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Lagomento c'è l'elencazione esatta di tutte le contrade che fanno parte del comitato numero 5 e di quelle che fanno parte del comitato numero 4. Così come all'interno del comune abbiamo immaginato, diciamo del centro abitato vero e proprio, abbiamo immaginato di dividere l'area in tre, tutto il comune in tre zone. Quindi una prima area qui a sud, che è la parte antica, il castello e le zone limitrofe,
la zona di Viale Colombo con la terza zona e poi Via Principi. Quindi anche questo sarà, a parte le piantine che saranno, alle quali sarà data grande diffusione, ma sono indicate strada per strada le appartenenze ad un quartiere piuttosto che ad un altro. Individuati questi 5 quartieri, i membri che saranno eletti dureranno in carica 3 anni solari, dopodiché si ripetono le elezioni. Sono elettori tutti coloro i quali abbiano compiuto i 16 anni di età, e quindi anche i sedicenni potranno votare per eleggere i componenti del comitato, e saranno elegiti invece tutti i maggiorenni. Propongo tra l'altro un emendamento, perché nella redazione del regolamento mi era sfuggito, e non mi fa molto onore, questo essendo io una donna, la rappresentanza di genere. Avevo saltato il particolare che, come nelle elezioni politiche, immaginiamo che i candidati debbano essere proporzionalmente rappresentati, quindi 50 e 50, così come la preferenza che potrà essere data sarà data con la doppia preferenza, con proprio con il sistema elettorale normale con il quale si vota per i rappresentanti comunali, per cui una preferenza nel caso in cui non si voglia votare anche la donna, e invece le due preferenze se si vota la coppia donna uomo. Viene proprio, sì, ci sono un numero di candidati minimo che è 8 e un numero di candidati massimo che è 15. Gli eletti saranno 5, quindi 5 eletti per ogni comitato di quartiere. Tra i 5 eletti verranno nominati, tra loro verranno scelti eletti il presidente e il vicepresidente. Quindi ciascun quartiere avrà il suo comitato composto da 5 rappresentanti. I 5 presidenti daranno vita al comitato dei quartieri. Quindi comitato di quartiere e comitato dei quartieri. Il nucleo direttivo, praticamente, l'abbiamo chiamato consiglio direttivo. Il consiglio direttivo sarà deputato a mantenere i rapporti tra i comitati dei quartieri e l'istituzione. Non sarà, secondo me, agevole arrivare a implementare il sistema, ma ci lavoreremo tutti in maniera concreta, perché riteniamo proprio che portare a livello consultivo un rapporto specifico tra i cittadini e l'istituzione valga la pena dello sforzo che metteremo in campo e per il quale chiediamo l'aiuto di tutti. Il regolamento sarà appena adottato, verrà pubblicato e sarà poi nostra cura diffonderlo il più possibile, perché si possa in tempi ragionevolmente brevi, io mi auguro entro fine anno o comunque nei primi giorni dell'anno prossimo, arrivare poi ad avere le elezioni del comitato dei quartieri. Ne propongo il regolamento per l'approvazione. Grazie. Allora, votiamo prima per l'emendamento, quindi passiamo subito alla votazione. Passiamo prima alla discussione sul regolamento e sull'emendamento, ovviamente. Prego. Grazie Presidente. Su questo punto io penso che bisogna fare una riflessione maggiore rispetto al fatto che i comitati di quartiere, mi sembra che a Lago Negro sono già stati istituiti agli inizi degli anni 90, non ebbero successo, insomma, non furono poi, io non ero in consiglio, quelli erano nel 94, 95, 75, però poi ripresi pure negli anni 90. Ma non sono mai stati poi in realtà formati? A me sembra, non ho avuto tempo e modo di andare a rileggere, insomma, gli atti
amministrativi datati all'epoca, però mi sembra di capire che non furono poi portati avanti e non ritengo neanche che la collega, insomma, tenuto conto delle esiguità del numero degli abitanti di circa 6.000, insomma, possano avere successo rispetto al fatto che il Consiglio Comunale, che comunque si compone di 12 consiglieri più il sindaco, abbia rappresentanza di tutti i consiglieri, forse se andiamo ad analizzare quanti la nostra presenza in consiglio e nello stesso tempo la residenza di ciascuno di noi sul territorio urbano e periurbano di Lago Lecco, forse la nostra presenza è comunque dappertutto, in tutte le zone, partire dal Data Stretto con il sindaco, insomma, al delegato alle campagne, quindi il dottore Briganti, che comunque insomma con i suoi giri ha la possibilità di interfacciarsi e interloquire con tutti i cittadini anche di quell'area. Pertanto, nonostante poi fosse stato anche richiesto a me negli anni passati da qualche consigliere, non ho mai dato prosieguo a questa cosa, proprio perché sembrerebbe più che una finalità populistica e quindi anche politica che vuole forse portare avanti qualcuno, che pure l'effettività di effettivo, diciamo, rapporto che va a concretizzarsi nella misura di avere col cittadino comunque come interfaccia sicuro con l'amministrazione comunale. Pertanto, su questo punto io ritengo che, insomma, se è possibile fare un'ulteriore verifica e valutazione, poi trattandosi pure di un regolamento, insomma, sarebbe stato il caso di avere anche la partecipazione del gruppo di minoranza, del capogruppo, insomma, alla stesura del testo e quindi anche poi a un'idea che va a coinvolgere tutta la comunità, tutta la cittadinanza. In questo si poteva anche forse avere un maggior confronto, una maggiore interlocuzione, oltre poi al fatto che leggevo che all'articolo 11, ad esempio, comma 5, la partecipazione del sindaco, anche della giunta e i consigli comunali possono intervenire alle riunioni senza diritto di voto, salvo che siano residenti nel quartiere stesso. Pertanto, insomma, io che sono residente a Viale Colombo 117, insomma, su una problematica, un'attività che interessa la terza zona d'espansione o forse anche una contrada, non potrei partecipare perché non avrei diritto proprio ad essere presente a quella riunione. O ancora al comma 3, la richiesta dell'assemblea di quartiere può venire da parte del sindaco, nel stesso o del consiglio comunale. Qua penso che, insomma, si vorrebbe mettere un gruppo di consiglieri, con 5, con 2, il singolo consigliere. Quindi penso che forse, oltre al fatto che poi abbiamo anche una comunità, la comunità di extracomunità, sono persone che comunque hanno la necessità di essere rappresentate in un sistema del genere, il fatto poi di estenderlo il diritto di voto anche per vengano i ragazzi a 16 anni, insomma, vanno a scrivere, però trattandosi poi di attività che alla fine sembra essere politica, andiamo a disturbare forse anche la calma, la tranquillità, la serenità di un quartiere nel momento in cui mettiamo in piedi liste, mettiamo in piedi poi forse pure diatribe, contrasti e quant'altro, in una città che invece è abituata a vivere con tranquillità, con calma, con il confronto diretto con il sindaco, con gli amministratori, così come sembra quello. Però poi, indipendentemente dal voto, può essere, diciamo, contrario da parte mia e penso pure da parte del gruppo di opposizione della dottoressa Mirati, la maggioranza vuole cimentarsi in questa esperienza, lo faccio io, però penso che, insomma, trattandosi di una vicenda così particolare, dettagliata, non siamo a Roma, la necessità di avere le municipalità, le istituzioni, i rappresentanti, insomma, dei diversi quartieri, perché ha un'estensione e ha una lontananza dello Stato dal potere politico e gestionale, insomma, enorme. Qua invece avere una lista in un quartiere, farsi votare quel candidato nel quartiere, avere poi una rappresentanza politica
un riferimento politico in quel quartiere significa fare solo ed esclusivamente politica, quindi adagiarsi su situazioni che poi un domani possono portare positive a poco, ma certamente questo a me non interessa, però crederei che anche su questo poi da parte del gruppo di maggioranza fosse fatta un'attenta riflessione. Va bene, ci sono altri interventi? Prego, assessore Rinocci. Grazie Presidente per avermi concesso la parola. Ritengo che l'osservazione fatta dal consigliere Domenico Pitieri relativamente alla specifica del numero di consiglieri comunali che possono chiedere la convocazione dell'assemblea di quel quartiere sia corretta. Quindi propongo di emendare, di votare poi insieme gli altri emendamenti, anche questa ulteriore rettifica all'articolo 11. Comma 3, dove si dice che l'assemblea di quartiere si riunisce a seguito di richiesta del presidente, richiesta scritta e motivata di almeno 50 residenti del quartiere, richiesta del sindaco, di un assessore o del consiglio comunale, al posto di, del consiglio comunale, di almeno 4 consiglieri comunali. Prendiamo nota. Allora, ci sono altri interventi? Assessore Fiore, prego. Dico, scusatemi, ma queste forse andavano prima, forse pure meglio istruite. Non è che chi fa la proposta poi la emenda prima, scusami Marino, ma dico proprio con molta schiettezza, con molta sincerità. Io non lo so, vogliamo. Era una cosa che andava fatta quel modo, così, cioè dovevo dire ha ragione. Ma tu con chi ti sei consultata prima di accogliere questa mai? Tu non puoi accogliere proposte tu che sei la proponente. Su questo, ma scusa, ma non sono anche tu. Lo minimo anche di rispetto per quanti noi che non siamo qui proprio per la zona. Posso. Prego. Signor Presidente, signor Sindaco, onorevole consigli, esiste un sentimento maturato nell'ultimo decennio che questa iniziativa raccoglie, è il sentimento di lontananza rispetto al Palazzo di Città di alcune particolari gruppi di cittadini che abitano particolarmente in due zone rurali. Ed è così. È così perché sebbene il grosso la volete su un paese dove non vi siano tante contrade abitate, ve ne sono due, una che rappresenta per esempio circa 300 residenti, cioè quella di Campamento e Pennarone, un'altra di cui vivono una decina di nuclei familiari, che è quella di Farno Armeno. Esiste un problema di disposta relazione amministrativa che questi cittadini hanno toccato con mano nell'ultimo decennio. È probabilmente da questo che nasce la volontà di istituire una forma di forum, oggi trattando questa parola, una forma di forum fra l'ente e i residenti in quelle zone, proprio perché è pur vero che chi abita a Viale Colombo piuttosto che a Via Roma, piuttosto che la terza zona di espansione, può vivere, sbagliando perché il regolamento non dice questo, può vivere l'esperienza di far parte del comitato di quartiere come un'esperienza politica. Non è così. Fortunatamente non è più a far politica, lo palese in maniera esplicita. È anche vero che per una serie di abitudini quotidiane chi vive all'interno del centro abitato ha una possibilità di relazionarsi con l'amministrazione e gli amministratori con una semplicità che non ha purtroppo chi abita per la loro malattia. Detto questo, e io penso che sia questo il vero fondamento di questa istituzione, perché è giusto il principio che ci debba, tutti dobbiamo appartenere a un comitato di quartiere, perché è vero sì che in passato se ne è parlato, ma in passato se ne è parlato di comitato di quelle delle zone. Anche questa è un'azione limitata dell'attività amministrativa. Non si può pensare che chi abita lontano fa parte del
ha, come dire, ha uno strumento che poi non ha chi abita all'interno del centro abitato. Quindi insomma, io condivido l'iniziativa. Se poi sulla necessità o meno, come diceva Andorra, di emendarlo o meno, c'è il bisogno di un passaggio successivo, insomma, io penso che chi è il nostro capogruppo può prendere, come dire, darci un'indicazione più precisa. Grazie. Prima di passare la parola a chiunque voglia esprimere il suo pensiero su questo punto all'ordine del giorno, vuole fare un chiarimento come Presidente del Consiglio. Come sapete, il Presidente del Consiglio redige l'ordine del giorno. Quando redige l'ordine del giorno è chiaro che lo fa insieme a tutti i consiglieri di maggioranza, di minoranza, insieme al segretario, al sindaco. Non voglio, come Presidente del Consiglio, che passi l'idea che questo regolamento si trova all'ordine del giorno così, per caso, magari io non so, non l'ho approfondito, o magari non ho ascoltato i nostri consiglieri di maggioranza e quelli di minoranza. Io ho convocato anche una conferenza del capigruppo e l'ho fatto proprio per parlare dell'ordine del giorno. Nell'ordine del giorno la dottoressa Miranti e l'avvocato Pino Sabetta hanno avuto modo di prendere nota insieme a me che c'era anche questo regolamento. Questo lo voglio dire soltanto così a titolo di puro chiarimento, cioè gli argomenti che si trovano all'ordine del giorno dei consigli comunali che presiedo io sono tutti ben argomentati in precedenza. Questo è giusto un chiarimento. Continuiamo con il dibattito. Grazie Presidente. Due notazioni rapidissime sulla legittimità del regolamento. È ovvio che noi ne abbiamo preso atto quando abbiamo fatto la conferenza dei capigruppo, eccetera, eccetera. Ma è altrettanto ovvio che nel corso della discussione. La conferenza dei capigruppo abbiamo preso atto solo che c'era nella predisposizione della programmazione. Abbiamo preso atto che c'era. Non della legittimità, perché non abbiamo avuto modo di averlo, ma è vero che la vedere un rilascio e la allora. Quando parlo di legittimità mi riferisco alla legittimità dell'ordine del giorno. Chiaro? Dire, c'era il tempo, io scusa capogruppo, io do sempre il tempo ai capigruppo di fare qualche proposta, questo solo voglio dire. Proposta che si può prendere in esame anche oggi, assolutamente. Siamo qui per affrontare tutte le questioni. Sulla legittimità dell'ordine del giorno, io volevo finire il ragionamento, sono stato interrotto, quindi lo completo ora. Sulla legittimità dell'ordine del giorno c'è stata la conferenza dei capigruppo, abbiamo letto quali erano gli argomenti all'ordine del giorno, tanto è vero che il gruppo di minoranza ne ha apportato anche uno, che abbiamo raccolto ben volentieri perché è una questione di grandissima attualità, quindi l'abbiamo raccolto ben volentieri. Quindi nessun problema sull'operato della Presidente del Consiglio, assolutamente genuino e legittimo sull'ordine del giorno. Per quanto riguarda invece gli allegati all'ordine del giorno con la formazione delle cartelle, sapete meglio di me che ci sono i termini entro i quali devono essere depositati e ognuno di voi, ognuno di noi ne può prendere visione in modo che viene preparato al Consiglio. Per quanto riguarda il terzo punto, quello degli emendamenti, ovviamente gli emendamenti dell'opposizione ben possono divenire, anzi, quale se non fosse così, perché altrimenti l'opposizione non svolgerebbe la funzione di controllo che è propria dell'opposizione. Per quanto riguarda invece gli emendamenti della maggioranza, io riterrei necessario e doveroso per la legittimità del gruppo un approfondimento del testo, una verifica di quelli che sono poi i ripensamenti che certamente dalla maggioranza non possono intervenire insieme al Consiglio Comunale e la ripresentazione a un prossimo Consiglio con l'approvazione previo deposito sempre nei termini anche e nell'interesse
della minoranza. Ritengo che questo sia il procedimento da seguire e ritengo che, anzi chiedo esplicitamente che venga presa nota di questa determinazione del capogruppo di maggioranza. Grazie. Grazie a te. Ci sono altri interventi su questo punto all'ordine del giorno? Quindi io mi allineo alla richiesta del capogruppo proprio perché diciamo che l'abbiamo individuata come tale, l'abbiamo attribuita questa funzione perché deve sintetizzare in qualche modo l'opinione della maggioranza nostra, diciamo. Però vorrei sottolineare vorrei puntualizzare alcuni aspetti. È vero, ogni regolamento, così come ogni delibera, può essere perfezionata in consiglio comunale. Si porta in consiglio comunale proprio per un confronto dettagliato. Perché purtroppo molte volte quelli che sono gli atti previsti, dal testo unico, quale quello di mettere a disposizione di tutti i consiglieri, le cartelle piene di tutti i documenti per poter esaminare meglio poi in consiglio comunale, non sempre purtroppo questo lavoro viene svolto da tutti e spesso succede che viene delegato l'assessore di turno oppure chi magari ha redatto quel regolamento. Io credo che certamente questo regolamento ha un grandissimo pregio, e il pregio è il fatto che uno dei primi atti che viene portato in consiglio comunale è un regolamento che praticamente dà la possibilità ai cittadini di Lavonegro di esprimersi sulle problematiche che vivono quotidianamente, per cui questo è un valore che sicuramente va ben oltre il contenuto spicciolo, e cioè se la modalità di convocazione deve essere fatta da uno, da due, da tre, da quattro persone, quello è secondario, cioè quello è veramente soltanto un aspetto tecnico. Se lo dobbiamo modificare, visto che stesso diciamo chi si è fatta promotrice della redazione di questo regolamento e d'accordo, va bene, lo riportiamo la prossima volta e cercheremo di essere, come dire, più precisi facendo attenzione magari anche alle regole, va bene. Però allora il tentativo, cioè la voglia, il desiderio di coinvolgere i cittadini nasce anche dal fatto che noi già in questi 2 o 3 mesi abbiamo provato a chiamare, a fare un appello su aspetti particolari, per alcuni versi, su aspetti generali per altri. Ma che succede? Succede che magari per tante ragioni ognuno magari pensa di delegare ad altri, per cui è capitato che neanche le persone interessate si sono presentate ad una richiesta di discussione di temi che li riguardavano da vicino. Per cui dare la voce e dare la delega a chi in qualche modo poi alla fine la chiede la delega per sé, perché fare le elezioni significa che c'è qualcuno che si impegna, si propone a rappresentare tutti quanti gli altri. Quindi che sicuramente è uno dei principi più belli che noi possiamo introdurre all'Agonegro, cioè diamo voce non solo a coloro che possono farlo quotidianamente, perché magari abbiamo sempre detto che la porta del sindaco, la porta del comune è aperta, ma diamo voce a chi in periferia ha difficoltà maggiore a raggiungere la città, e soprattutto diamo voce a chi in qualche modo questo tipo di regolamentazione, cioè l'istituzione dei comitati di quartiere, c'è stata chiesta da persone
che abitano in periferia e che vogliono che li ascoltiamo un poco di più. Per cui, per concludere, io ritengo che ha un valore importante, il valore più importante che stiamo dando, perché il primo argomento di cui discutiamo rispetto a tanti altri che poi sono importanti, è lo ritiriamo, lo riportiamo alla prossima seduta di consiglio comunale e cercheremo, come dire, di approfondire e di essere più chiari. Grazie. Grazie sindaco, quindi se i consiglieri sono tutti d'accordo, ritiriamo questo argomento e riproponiamo la prima seduta, votiamolo naturalmente comunque. Passiamo allora alla votazione. Allora, votiamo per riportare questo punto all'ordine del giorno in una prossima seduta consigliare. Voti favorevoli? Tutti? Allora, inizio. Va bene. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che è l'attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'articolo 251, decreto legislativo 267, visto che ricordo che nel Consiglio del 7 settembre 2016, con delibera numero 16, abbiamo dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Lago Negro, ora oggi ci troviamo appunto a dare seguito all'articolo 251 del decreto legislativo 267 del 2000, per cui l'attivazione delle entrate, e passo subito la parola al sindaco per argomentare questo punto. Prego sindaco. Grazie della parola, signor Presidente. Allora, premetto subito il difetto, mi associo, diciamo, a quello che, tra virgolette, state evidenziando nel regolamento che ho proposto a me, e dico che anche questo, voglio dire, è un atto che sarà incompleto e sarà quindi seguito da successivi atti che saranno integrativi, chiaramente, di quando andremo a deliberare, perché è una materia complicata, è una materia che in qualche modo va disciplinata effettivamente nei dettagli, e quindi allora a quando andiamo a deliberare stasera seguirà, nel, credo già nel prossimo consiglio comunale, una integrazione. Un poco, diciamo, è stato anche dovuto al fatto che siamo stati effettivamente presi da tanti di quegli impegni che questa delibera siamo stati, come dire, tra virgolette, condizionata a redigerla in poco tempo. E di questo, come dire, io mi prendo atto, mi scuso del fatto che dovrà essere integrata successivamente. Qual è, allora, il perché abbiamo, diciamo, portato questa delibera all'esame del Consiglio? Perché a seguito della dichiarazione del dissesto, il testo, c'è un articolo del testo unico, il 251, che dice che nella prima seduta, questa è la prima seduta consigliare successiva alla dichiarazione del dissesto, e comunque entro un mese. La dichiarazione del dissesto è stata fatta un mese fa, quindi non c'è stato neanche ulteriore tempo per approfondire benissimo tutti questi argomenti. E quindi, allora, entro un mese, cioè oggi è l'ultimo giorno, bisogna rideliberare, perché in realtà, allora, le imposte, le tasse locali di spettanza del comune, le aliquote, le tariffe di base, allora, in realtà, per quanto riguarda quest'anno, sono state già deliberate ad aprile del 2016, perché ogni volta che si redige un bilancio di previsione, preventivamente vanno deliberate questi aspetti. Però la dichiarazione degli stessi ci obbliga, come dicevo prima, a rifarlo un'altra volta, e quindi abbiamo proprio appunto a fare questo, con un obbligo particolare, e cioè che queste aliquote, queste tariffe, queste imposte vanno deliberate nella misura massima consentita. Così come, qualora noi dovessimo
da oggi in poi eventualmente introdurre altre imposte o altre tasse locali, anche quelle, anche qua, faccio un esempio, così, una tassa di soggiorno, no? Allora, se deve essere introdotta una tassa di soggiorno, anche quella teoricamente dovrebbe essere pensata al massimo di quello che dice, di quello che dice la legge. Così come pure, allora, un altro obbligo che va rispettato è la copertura del, della TARI, cioè la tassa sui rifiuti urbani. Anche lì praticamente il testo unico ci impone, a seguito del dissesto, di fare in modo tale che le entrate vadano a garantire la copertura totale dei costi di gestione e di tutto quello che gira attorno a questi, a, a questi costi. Detto così, se io fossi dall'altro lato mi preoccuperei, perché io ci arriverà a breve una batosta, già sofferenze economiche ne abbiamo tante, si aggiunge magari anche questo ulteriore richiesta da parte, diciamo, dell'amministrazione comunale. Non è così, questo non succederà. Perché? Perché in realtà la maggior parte di queste imposte, purtroppo, il comune di Lago Negro già le tiene al massimo e quindi resteranno, allo stesso valore. E per quanto riguarda quelle più importanti, diciamo, l'IMU, la situazione attuale oggi qual è che l'IMU, allora, sulla prima casa non si paga, e tranne che per, diciamo, alcune abitazioni di lusso, per alcune categorie particolari. E per queste categorie particolari attualmente è al 3,50 per mille. Stasera andiamo a deliberare praticamente, e al massimo, quindi andiamo a deliberare la stessa entità. Per cui, per quanto riguarda l'IMU, non cambierà nulla. Quello che abbiamo pagato l'anno scorso pagheremo chiaramente, ma che non ci sono, come dire, modifiche per quanto riguarda le abitazioni, pagheremo la stessa cifra. Anche la detrazione resta la stessa, cioè la detrazione sull'abitazione principale, per chi paga l'IMU sull'abitazione principale, resta la stessa e paga 200 euro. Invece la tassa, l'IMU per tutti quanti gli altri immobili, allora oggi è al 10,60 per mille. Anche questa, quindi anche sulle seconde, terze, quarte, mi viene per fortuna sua tante case, anche quella resterà, allo stesso valore. Manca, lo faremo la prossima volta, perché sarà oggetto, come dire, anche quello di un approfondimento, manca in questa delibera, perché di solito viaggiano sempre insieme, manca la TASI, cioè la tariffa sui servizi individuali. Non è stata riportata, ma anche quella del principio che non sarà modificata. Resterà così com'è. Poi abbiamo l'IRPEF. L'IRPEF, allora, oggi è all'8 per mille, l'IRPEF stasera andiamo a deliberare lo stesso valore, quindi l'IRPEF resterà tale quale. L'imposta comunale sulle pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Queste richiederebbe un mese di lavoro soltanto per provare ad andare a modificare o andare a verificare se, come dire, effettivamente è ben definita oppure potrebbe subire delle variazioni. In questo, allora, la lasciamo così com'è, però ci impegniamo a quantomeno a fare un regolamento, perché, allora, sembra una cosa strana, ma ecco, il Comune di Lago Negro non ha un regolamento che disciplina questa tassa, e quindi quanto prima lo andremo a fare, in modo tale quantomeno da poter sapere che sarà una tassa applicata in modo oggettivo. La cosa per il canone di occupazione sul pubblico.
Allora, questo, la tariffa base di questo canone, abbiamo stabilito che, diciamo, sarà al massimo. Noi la portiamo da un valore, diciamo, medio a un valore massimo, la tariffa base. Per cui oggi 1,29 la aumentiamo a 2,06. C'è però da dire che quando si va a determinare una tariffa e la legge ci obbliga a portarla al massimo, è possibile comunque modularla mediante agevolazioni, mediante, voglio dire, mediante accorgimenti particolari che ovviamente vanno ad interessare tutti i diversi soggetti che sono obbligati, diciamo, a pagare quel canone o quella tassa. Allora, questo per il principio, diciamo, che dicevamo prima, la tariffa l'abbiamo portata al massimo, ma sarà oggi il regolamento risale al 1998, io dico che forse puzza di muffa, e quindi è un regolamento che andremo a brevissimo a rivedere, ed è un regolamento che discuteremo con le persone, diciamo, interessate. Quindi lo discuteremo con i commercianti, con coloro che vengono, diciamo, a proporci il mercato in piazza, e tutti quanti gli altri operatori che potrebbero essere interessati, cercando di fare in modo tale da evitare che da un aumento generico così, della tariffa base, poi ne possano discendere degli aumenti individuali, degli aumenti magari eventualmente ingiustificati. Però questa sarà un'occasione sicuramente di confronto con la popolazione dei cittadini, augurandoci che all'invito le persone come volte si facciano avanti. Canoni per fida pascoli, allora, sostanzialmente, ma qui c'è un aumento forse di qualche centesimo, ma l'abbiamo fatto più che altro, più che, come dire, per modificare le cifre, perché magari una cifra che oggi è 10,12 l'abbiamo portata a 10,50, da 20 a 27 l'abbiamo portata a 20,50, per rendere più semplice anche il calcolo, perché il calcolo credo che vada fatta per ciascun capo di bovino e anche addirittura, diciamo, per l'età, diciamo, del bovino oppure degli altri animali, caprino, ovino e così via. Ma quello che si può sembrare un incremento di qualche centesimo, in realtà poi si abbina ad una gratificazione, ad un riconoscimento che è stato sempre richiesto dagli allevatori di Lago Negro, legato al fatto che magari potevano usufruire di questa fida pascola tutti i residenti dichiarati a Lago Negro, anche se magari l'azienda non l'avevano a Lago Negro, per cui poteva bastare che qualcuno in modo anche interessato metteva la residenza a Lago Negro, in realtà poi magari gli animali li teneva, cioè l'azienda agricola la teneva in qualche altro comune. Facendo in questo modo, noi, diciamo, che mettiamo a disposizione i pascoli di Lago Negro a tutti coloro, ovviamente residenti, ma a tutti coloro che hanno un'azienda agricola nel nostro territorio. E sicuramente questo è un beneficio che supera nettamente, diciamo, quel lievissimo incremento che magari dovranno sopportare. Fitti dei locali, ce ne abbiamo a Lago Negro, ovviamente più locali in qualche modo, dati in affitto a enti e non solo, ad associazioni e così via. E allora
anche qui noi non abbiamo, come dire, un regolamento che ne disciplina l'uso, e lo faremo a brevissimo, lo faremo a brevissimo anche per evitare, come dire, incomprensioni. Ma vi racconto, come dire, una storiella, un episodio, ma che è successo purtroppo. Un'associazione, anzi due associazioni di Lago Negro, due associazioni di Lago Negro avevano ricevuto una promessa trasferita con un impegno mediante una delibera, però era una delibera di ordine generico, cioè va bene, vi diamo questo locale per svolgere le attività diciamo, dell'associazione. Ci siamo permessi, perché io credo che sia più giusto le cose che vengano fatte in modo approfondito, ci siamo permessi di andare a dettagliare questa disponibilità che gli era stata data, e quindi abbiamo fatto praticamente, ovviamente parlando, sentendoci con loro, e per, anche perché in qualche modo i beni dell'ente vanno protetti, vanno garantiti, e nello stesso momento probabilmente non è giusto che vengano dati così, con un usufrutto, con un comodato gratuito. E quindi ad una associazione, con il consenso ovviamente, il plauso dell'associazione, abbiamo disciplinato la convenzione, si pagherà la luce, si pagheranno l'acqua, ci danno un affitto, e sono, io ritengo, contenti, e contenti e soddisfatti, anche perché l'abbiamo ratificata appunto con una convenzione. La successiva, un'altra associazione, in qualche modo abbiamo fatto la stessa cosa, solo che gli abbiamo detto, gli abbiamo chiesto un incambio di quell'uso del locale, e abbiamo chiesto che in qualche modo si mettesse a disposizione della comunità, ma era una cosa, come dire, bilaterale, nel senso che noi gliel'abbiamo chiesta, ma nello stesso momento da parte loro c'è stata la richiesta, appunto perché associazione di volontariato, di far fronte a quelle che potevano essere delle esigenze dell'amministrazione. Apri i cibi. Dopo due giorni è arrivata una lettera, cioè quella delibera è stata mal interpretata, è stata, io ritengo, mal interpretata. Ci sono state due associazioni che sono insorte perché si sono sentite come defraudate della possibilità che anche loro potessero avere, l'uso di un immobile. Ecco perché allora, a maggior ragione, allora se noi abbiamo sanato una situazione che abbiamo ereditato, per il futuro, ad evitare che succedano queste cose, quindi è importante fare un regolamento che disciplini le modalità di assegnazione dei locali, diciamo, di proprietà del comune. Poi abbiamo, come dire, dei beni che sono stati dati in concessione, beni per esempio il parco giardino, il cimitero, il canile e così via. Ebbene, su queste concessioni noi abbiamo già avviato un iter che riguarda prevalentemente, diciamo, di approfondire gli argomenti, di andare a di riflettere se possiamo in qualche modo continuare a lasciare le cose così come stanno, oppure se invece li dobbiamo rivedere, e probabilmente insomma, andremo a rivedere. Poi per una serie di servizi a domanda individuale. Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, allora, la mensa scolastica resta così come l'anno scorso. Si paga 50 euro ogni blocchetto è fatto da 22 ticket. L'asilo nido, a dire la verità, non l'abbiamo fatto in tempo. Qua volevamo introdurre le fasce, i tempi sono stati così ristretti, non abbiamo potuto farlo, e quindi abbiamo lasciato le cose come erano, per cui la retta era di 180 euro
al mese l'anno scorso ed è resta lo stesso. È importante, allora, come obiettivo, per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, che le entrate da quel servizio siano superiori al 36%, è vero, sia per quanto riguarda la mensa e sia per quanto riguarda la salute, siamo al di sopra di questo 36%, per cui è stato un altro motivo per cui non si è provveduto, diciamo, a modificare nulla. Le lampade votive, qui allora non abbiamo modificato nulla. Ogni, diciamo, le cappelle, per le cappelle, allora si paga 50 euro, ma così era anche prima. Per quanto riguarda invece la singola utenza, si pagherà 15 euro. Qua pare che c'è però, come dire, da sollevare, da far presente al pubblico che in realtà credo che ci sia una grossa, come dire, una grossa come numero, non come entità economica, vista la cifra, però pare che ci sia una grossa evasione. Per cui provvederemo quanto prima, come dire, a individuare coloro che sono tenuti chiaramente, proprio perché usufruiscono di un servizio, sono tenuti a pagare quello che gli spetta. E quindi diciamo che queste sono a oggi quello che noi abbiamo provveduto a ratificare in questa delibera di cui io chiedo l'approvazione. Un'altra cosa che faremo nei prossimi giorni, quando come dire, parlavo del fatto che noi abbiamo chiamato le persone interessate, allora noi introdurremo allora una diciamo, il pagamento di una tariffa anche, allora, anche al trasporto scolastico. Perché? Ma non perché siamo cattivi, perché allora anche il trasporto scolastico, è un servizio a domanda individuale. Il servizio a domanda individuale significa che il cittadino chiede che venga erogata quella prestazione e a fronte di quella prestazione il testo unico dell'ente locale dice, indipendentemente dal dissesto, questo dice che indipendentemente dal dissesto chi usufruisce di quel servizio deve pagare una quota. Noi abbiamo avuto un confronto sereno, devo dire, con i cittadini che abbiamo invitato, che usufruiscono di questo servizio. A dire la verità, hanno partecipato soprattutto quelli di cui effettivamente ne hanno un bisogno particolare, che è venuta gente soprattutto di Benarroni, del Farno, ci hanno rappresentato le loro esigenze, abbiamo discusso, abbiamo anche concordato, come dire, il fatto che qualcosa è giusto che loro lo paghino per avere questo servizio. E quindi è una cosa che andremo a fare. Detto questo, chiaramente la delibera, con tutte le voci che vi dicevo, è stata sottoposta chiaramente alla visione del revisore dei conti, il quale ha ritenuto di esprimere parere favorevole perché rispetta il principio di congruità e di attendibilità e risponde alle esigenze, alle necessità quindi dell'ente. Se allora non ci sono interventi, ma penso mi hanno che ci siano degli interventi, ne chiedo l'approvazione. Allora, passiamo alla discussione. Ci sono interventi? Consigliere, prego, avvocato di Pignetti. Grazie Presidente. No, ho avuto già della proposta di in merito a questo punto, all'ordine del giorno, ritenendo che insomma, sia un atto dovuto da parte del Consiglio procedere all'approvazione di questa
questo atto deliberativo, sorgono delle perplessità in merito al fatto che quello che era stato da me anticipato nelle passate sedute consigliari in sede di discussione sul dissesto finanziario in qualche modo si sta attuando, e dico anche che probabilmente queste sono soltanto le prime battute, poi quello che ci vedrà insomma impegnati sui diversi punti, insomma saremo impegnati poi a discutere su fattispecie, su situazioni ancora più evidenti, gravi e gravose per la comunità di San Luis. A me su questa proposta di deliberazione occorrono dei chiarimenti in merito, non ho avuto modo di approfondirla, però tenuto conto che comunque si passa per quanto riguarda la COSAP, la tariffa giornaliera viene comunque portata da 2,29 a 2,06, poi come diceva il sindaco poc'anzi cerchiamo di ottenere anche un coefficiente per le occupazioni permanenti abbassandolo da 5,6 a 5%, però non riesco poi in questo momento a verificare materialmente se l'aumento da 1,29 a 2,06 per 8 metri quadrati di occupazione solo pubblico con l'occupazione permanente costituisce comunque un aggravio di spesa o una riduzione. Tenuto conto poi che insomma, le tariffe per quanto concerne l'IMU e l'addizionale IPEF erano già al massimo e quindi vengono consolidate rispetto a questi parametri, c'è il problema della fida passa, anche su questo insomma oggi andare ad appesantire ancora ulteriormente insomma questa struttura del mondo agricolo che insomma è particolarmente incisiva. Io conosco bene con quale difficoltà poi questi allevatori, queste persone richiedere la fida pascoli hanno per il versamento della quota loro spettante, e poi anche rispetto al fatto che non riesco bene a comprendere il punto sui beneficiari, cioè andiamo ad emendare questo primo comma dell'articolo 11 del regolamento nella parte in cui rubricato beneficiari viene riformulato sono ammessi a godere dei pascoli comunali, così come diceva il sindaco, gli allevatori non residenti e gli allevatori residenti le cui aziende agricole siano effettivamente operanti nel territorio del comune di Lavello, ossia un'azienda che cui titolare, non riesco nemmeno insomma, a comprendere dal punto di vista normativo questo articolato, un'azienda che è residente altrove può avere la residenza pure a Lago Negro, gli allevatori non residenti, gli allevatori residenti le cui aziende agricole siano effettivamente operanti nel comune di Lago Negro, non so se come per le aziende, ad esempio l'azienda di trasporto, per avere un appalto in campagna deve avere un'unità locale in campagna anche per poter partecipare alle gare d'appalto. Boh, non riesco a capire se per gli allevatori insomma vige la stessa cosa, devono avere comunque una sede, un'unità locale, una domiciliazione, una qualche cosa anche sul territorio comunale. E a me sembra che anche questa formula riduttiva rispetto alle aziende agricole che non hanno sede o non hanno residenza o non hanno unità locale o domiciliazione nel nostro paese sia posto un divieto di transito, un divieto di permanenza sul nostro territorio. Teniamo conto che i nostri allevatori vanno si recano nel Metapontino, a Pisticcia, a Crapo, in quelle zone marine per trascorrere poi l'inverno con i propri capi, con i propri manti, con i capi bovini, pertanto nel momento in cui loro vanno là e vengono accolti, se viene qualcun altro sul nostro territorio gli poniamo dei vincoli o non li facciamo comunque permanere sui nostri anni, sui nostri terreni. Io direi che come è sempre stato fatto, sono vorrei che nel momento in cui vengono fatte, ma già loro lo sanno benissimo, le richieste, le prime che arrivano, che giungono al protocollo sono quelle degli allevatori residenti,
interventi che vanno fidati, che sappiamo benissimo, non possiamo estenderli in altri siti, nel momento in cui si chiude la partita, quindi non abbiamo più interventi, chi arriva per ultimo non trova capienza, insomma, dal punto di vista dei terreni. Sempre così è stato fatto, poi ci sono dei contrasti, dei litigi, delle problematiche tra gli stessi allenatori, però che sono ormai contingentati, diciamo in qualche modo, interventi rispetto anche agli allenatori che sono su nessuno studente. A me così sembra di essere a conoscenza appunto di questa situazione. Quindi proprio in ragione di questa, la cosa poi porterà anche a un aumento, insomma, una revisione, perché diceva bene il sindaco, insomma, occorrono altri regolamenti, altri, diciamo, altri approfondimenti del tema, perché ci sono poi c'è tutto il problema dell'area mercatale, degli ambulanti, degli spuntisti o di quelli a posto fisso, insomma la cosa si applica nella riduzione con la riduzione per coloro i quali hanno il posto fisso, invece poi per gli spuntisti viene applicata la tariffa piena. Adesso questo forse potrebbe essere pure un calcolo, un danno una differenziazione che può scoraggiare gli spuntisti e quindi può avere anche sempre solo quelli a posto fisso. Però dico complessivamente, insomma, tenuto conto del fatto che si avvia, così come per il trasporto scolastico, insomma, questo l'ho detto e lo ricordo bene, insomma, un servizio che veniva oggi in qualche modo, anzi era gratuito per i cittadini che abitano, sempre per quella formula che ha anche lo statuto la nostra città di Lavoletto, ossia di incentivare allo stesso tempo tutelare, garantire una permanenza di quelle famiglie storiche in alcune zone, in alcune contrade, in alcune campagne di Lavoletto, insomma era un modo come incentivare per restare in quei luoghi. Nel momento in cui andiamo anche, e hanno bambini piccoli, nel momento in cui andiamo a porre il problema pagamento del servizio di trasporto scolastico, servizio che viene pagato in quasi tutti i comuni, insomma forse l'unico è Lavoletto che non ha questa, però dico, ce l'avevamo posto come obiettivo, anche perché quelle persone, insomma penso che la maggior parte dei consiglieri presenti possono in qualche modo anche supportare in questo, hanno l'abitazione strutturata del paese, pertanto non ci mettono niente a lasciare la campagna, in paese, quindi avere anche la disponibilità delle scuole vicino a casa. Quindi era un modo questo, questa l'attività che abbiamo sempre promosso nelle campagne e che mi rendo conto però forse alla luce anche delle condizioni, delle attività e degli atti adottati precedentemente non è più sostenibile, pertanto va modificata alla luce di questo provvedimento. E in relazione a quanto da me esposto, il gruppo di opposizione anticipa il voto contrario. Grazie. Chiedo la parola al consigliere Di Masso. Prego. Grazie Presidente per avermi concesso la parola. Naturalmente stiamo parlando di un comune nel quale dopo 10 anni di ininterrotto governo da parte dello stesso capo dell'amministrazione precedente non si è trovato il tempo né di redigere il regolamento sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni né di modernizzare il regolamento COSAP che è vecchio dal 1998. Il mio intervento mira soltanto a fare chiarezza, prego, a fare chiarezza sulla Fidapascolo, perché sulla Fidapascolo l'esposizione del consigliere Domenico Mitidieri è stata abbastanza riduttiva, nel senso che probabilmente non è stato chiarito a sufficienza, che si sta parlando di tariffe, non di limitazione al transito.
La fida pascolo è il diritto di pascolare da parte di aziende che conducono all'allevamento sui terreni di proprietà demaniale, quindi sui terreni tutti. Chi pascola, i proprietari dei capi che pascolano, devono pagare una certa cifra per esercitare questo diritto. Precedentemente all'adozione di questa deliberazione, lo sconto del 50% era garantito a quanti titolari dell'azienda risultassero essi soltanto residenti nel comune di Lago Negro. Quindi titolare di un... Quando finisco leggo il progetto. Allora, il regolamento delle comunità, chiedo scusa, vice sindaco, chiedo scusa se ne interrompo. Il regolamento del Consiglio Comunale prevede che i consiglieri non possono teoricamente parlare tra di loro, quindi vi prego, se nei limiti del possibile riuscite a parlare uno alla volta, in modo che anche la gente che sta seduta di fronte ci capisce, ve ne sarei molto grato. Grazie. Presidente, grazie. È stato il motivo del mio intervento, che quando è stato scritto, insomma, la direzione. Quando, quindi, lo sconto del 50% sulla tariffa prevista per la fida pascolo era precedentemente consentita a chiunque fosse proprietario di capi da allevamento residente nel comune di Lago Negro. Quindi un'azienda iscritta e che paga le tasse in un altro comune, sufficiente che il titolare prende la residenza a Lago Negro per poter ottenere lo sconto del 50%. Noi cosa riteniamo che sia corretto? Che non solo debba essere, se lo ritiene opportuno, residente titolare della ditta, ma che la ditta paghi le tasse nel comune di Lago Negro. In quel caso è giusto che abbia diritto allo sconto del 50%, anche perché quando i nostri allevatori vanno nel metabocchino non hanno assolutamente nessun trattamento di favore. Non è iniquo, è semplicemente una sorta di tutela di quanti sono residenti a Lago Negro e pagano anche le tasse nel comune di Lago Negro, a svantaggio, ritengo sufficientemente motivato, di coloro i quali invece strumentalmente prendono la residenza soltanto nel comune di Lago Negro, ma per la loro azienda continuano a pagare le tasse nei comuni di residenza, i quali a volte hanno anche ottenuto, a danno dei nostri allevatori, i pascoli migliori. Quindi è una sorta di che, non cambiando minimamente, se non per l'aggravio tariffario della misura indicata prima dal sindaco, quindi il passaggio da 10,12 a 10,50 e da 20,27 a 20,50 o da 2,88 a 3 e da 16,77 a 17, quindi aggravio di pochi centesimi, se non per questo aggravio, il vantaggio per gli allevatori di Lago Negro è rimasto immutato. Avevano lo sconto del 50% prima, lo hanno anche adesso. Semplicemente non si pratica più lo sconto del 50% a coloro i quali sono titolari di aziende che non pagano le tasse del comune di Lago Negro. Credo che questo sia un discorso sufficientemente ecco. Grazie, Presidente. Prego, prego. Posso avere un chiarimento rispetto a questo punto? Inoltre viene proposta la modifica del primo comma dell'articolo 11 del regolamento pascolo sul demanio pubblico, approvato con deliberazione comunale del 99, pubblicato beneficiario, il quale risulterebbe riformulato, quindi avrebbe presentato questo articolo, al primo comma come di seguito, tra virgolette, sono ammessi a godere, e non parliamo di riduzione, non parliamo di riduzione, sono ammessi a godere dei pascoli comunali gli allevatori non residenti e gli allevatori residenti, le creazioni agricole siano effettivamente operanti nel comune di Lago Negro. Quindi un non residente che non tiene l'azienda agricola a Lago Negro non può venire a Lago Negro. Dico bene. Prego, no? Scusate. Prendete il microfono. C'è la seconda parte. Operanti non significa che devono essere residenti. Non c'è l'attività, per esempio, non sono tecniche che il nostro torno, quello è assicurato anche. Esatto, è assicurato.
quello, quel soggetto che ha l'azienda zootecnica alla guerra, ha il senso che magari per altre ragioni si può trovare residente in un altro comune, quelli assimilati a quelli che residenti. Sì, ma chi non è, dico, chi non è residente alla guerra e non ha azienda alla guerra, ma viene da Pesticci, come noi andiamo a Pesticci, e vuole fare la prima parte, non la può fare. Come non la può fare? Non può fare pagando la tariffa intera. Avete detto di no, là. No, no, non è... Ma non è un argomento, non è questo articolo, la sessione è la riduzione. No, no, non la riduzione sopra. Certo, la riduzione sì. Io dico proprio come è normativa. Presidente, posso avere la parola? No, ritengo di non avere le competenze per dirimere questa cosa sulla fila Pasqua. Il secondo comma che regolamento riguarda i non residenti e non le notificate. I beneficiari, articolo 11. Voi l'avete cambiato il primo punto, dicendo che solo chi tiene l'azienda agricola da lei può venire. Ecco, le tue aziende agricole siano effettivamente operate nel comune da lei. Sono ammesse a godere dei pascoli, sia i non residenti che i residenti che hanno l'azienda. Solo che i residenti che hanno l'azienda hanno diritto allo sconto del 50%. È chiarissimo, e questo è il senso del regolamento, per cui lo adottiamo in questo modo e significherà questo, perché è un'interpretazione autentica del Consiglio. Mi premeva fare una precisazione, non tanto sulla questione della fila Pasqua, come dicevo, non ho il polso della situazione, però noto tutti che ciò che è stata espressione della proposta di delibera sia effettivamente ciò che è contenuto negli interventi della torre. Mi premeva invece fare una puntualizzazione circa un passaggio colto nell'intervento del consigliere Meridieri relativo al peso del dissesto comunale sulla comunità di Aronico. È giusto precisare che esistono diversi tipi di tassazione di aliquote che il Consiglio Comunale determina, che vanno a interessare diverse quantità, diverse fette di cittadini residenti. La stranezza è questa, che oggi con l'abilità che la politica concede a qualcuno di noi si è detto che iniziano i pesi e le conseguenze del dissesto, quando poi la cosa va a incidere su una quantità limitata di lavoratori e per lo più di esercenti commerciali, molti dei quali neanche cittadini di Aronegro. La verità è che la cosa la va gli esercenti del mercato, per esempio, pochi sono i residenti che hanno le attività legate al mercato, che vendono come ambulanti al mercato. Invece chi oggi, come dire, con questo fare dice che iniziano i pesi del dissesto, ha non accorto nell'intervento del sindaco che quelle che sono le aliquote che interessano tutti i cittadini residenti, senza escludere nessuno, quindi quelle dell'IRPEF, le avevamo già al massimo prima. Il che significa che, come è evidente alla matematica piuttosto che alla politica, già la totalità dei cittadini di Aronegro viveva il peso del dissesto senza che lo stesso fosse stato formalizzato dal Consiglio Comunale. Mi ci teneva a precisare questa cosa. Grazie. Allora, mettiamo ai voti la delibera, la situazione dell'entrata ai sensi dell'articolo 251. La minoranza ha già espresso, anticipato il voto contrario. Prego, passiamo alla votazione. Voti favorevoli?
Sì, votiamo anche l'immediata segretaria. Contrari. Contrari. Votiamo l'immediata esecutività. Stessa votazione. Sì. Contrari. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno che vado a leggere. Indennità di funzione e gettoni di presenza dei consiglieri comunali. Attestazione dell'invarianza della spesa, presa d'atto della rinuncia ai gettoni di presenza da parte di alcuni consiglieri e del 50% delle indennità del sindaco e degli assessori. Destinazione degli importi ad un fondo di solidarietà. Assessore Fiore? Brevissimamente, noi avevamo fatto già una scelta della nostra direzione in questo Consiglio Comunale, che era quella di rinviare per intero al gettone di presenza delle sedute come quello odierna e di ridurre al 50% la nostra indennità, creando un fondo nel bilancio comunale da destinare ad attività sociali e a sostenere persone sprovviste di reddito. Questo è quanto noi avevamo deciso e riteniamo di doverlo confermare in modo chiaro nella seduta odierna. Tutti quanti i consiglieri di maggioranza hanno rinunziato a gettone, gli assessori e il sindaco hanno accettato la riduzione del 50% di indennità a loro spettante. Quindi questo lo dobbiamo dire al consiglio, ci sembra una scelta giusta in tempi in cui le risorse mancano e il comune ha grandi difficoltà, quindi riteniamo che il Consiglio Comunale possa approvare questa proposta che noi riportiamo. Grazie. Ci sono interventi su questo punto? Prego, avvocato Michelini. Innanzitutto, la dottoressa Pallarico mi potrà dare atto del fatto che i membri della giunta non prendono il gettone di presenza. Quindi noi un'altra volta abbiamo rinunciato per a favore di Amatrice soltanto i consiglieri, ma la giunta non ha rinunciato a niente. Ma la giunta ha dato una rinuncia sul 50% di indennità, ma non ha destinato ancora niente. Per chiarire il punto, quindi è la giunta, aspetta il gettone di solo perché l'assessore di oggi, giusto per chiarire, poi però non è questo, non è tu ti sei pensato i commercianti di lato metro, ma le quali vanno per chiarire, siccome nella delibera che ho letto fatto questa, e mi sembra che viene pure riportato molto nel modo di leggere quello odierno, ma così in passato si è andato di capire che viene rinnovato un momento questo concetto, però forse andrebbe chiarito che lo percepiscono, perché la giunta lo percepisce già come legge, non percepisce il gettone di presenza del Consiglio Comunale. E poi l'altra diciamo puntualizzazione, fermo restando personalmente credo che l'attività così come viene esercitata e che per l'impegno che chiede essere sindaco assessore, quindi perché bisogna farlo anche 24, mi dispiace sindaco Pasquale Mitidieri, ma il fatto di alternare la politica, l'attività amministrativa con la professione non è una cosa buona per l'attività amministrativa, se non abbiamo la necessità dei contratti di quartiere che dobbiamo incontrare nelle ore di disimpegno. La Valle è una città che ha la necessità di avere un sindaco che faccia il sindaco 24 ore al giorno, così come anche per la giunta, però certamente in termini ridotti. A questo però poi aggiungo che durante la campagna elettorale a me mi sembra di aver recepito, di aver capito da qualche parte, come è stato anche riferito, che c'era stata una proposta diversa di rinunciare completamente all'indennità, tenuto conto che insomma si tratta, tranne forse due assessori, si tratta di persone che percepiscono perché, no, no, non ho ancora bisogno di pure
Ah no, c'è pure, scusa. Percepiscono comunque la retribuzione dell'attività che svolgono quotidianamente, quindi con impegno pieno presso le loro, o le loro, la dipendenza pubblica, c'era la riduzione, la rinuncia, non riduzione, rinuncia totale all'indennità. Oggi attendiamo al 50%, pertanto comunque noi annunciamo che è il nostro voto contrario. Grazie. Io non ho mai pensato. Prego, grazie Presidente per avermi concesso la parola. La Conegola ha bisogno di un sindaco che faccia il sindaco. Non importa se lo fa 24 ore o 2, è la qualità di quello che si fa che conta, no, è la qualità. È la qualità di quello che fa il sindaco, non il tempo. Abbiamo avuto un sindaco disponibile 24 ore per 10 anni e non ha avuto il tempo di fare il regolamento. Noi in poco tempo stiamo facendo, in pochi mesi, più di quanto sia stato fatto nei 10 anni precedenti. Grazie Presidente. Passiamo alla votazione su questo punto del giorno. Voti favorevoli? 9. Contrari? 2. Immediata esecutività? Votiamo. Stessa votazione, 9 favorevoli, 2 contrari. Passiamo al quinto punto dell'ordine del giorno, che è la fissazione del compenso spettante al revisore dei conti, integrazione delle due note libera, la delibera numero 14 del 23 giugno 2015. Passo la parola all'assessore Sant'Arsenio, prego. Naturalmente ricordo ai cittadini che come tutte le altre delibere, anche questa sulle indennità e sui gettoni la troverà pubblicata all'albo, quindi per qualsiasi persona che vuole andare a controllare le cifre lo può fare con nella ricostruzione dell'attività amministrativa di questi giorni, fatta compatibilmente con le altre attività ma in maniera molto piena, siamo venuti a capo, grazie all'eccellente lavoratore del segretario comunale, di un'anomalia rispetto a quello che è il dettato normativo. Assessore, scusi se ne interrompo, ma credo che debba ricominciare dal capo. Mi perdoni, ma io ci tengo che la gente capisca. Non c'è bisogno. Allora, siamo venuti a capo di un'anomalia rispetto a quello che era il dettato, come dire, il frutto del cambiato disposto delle leggi in maniera di compenso delle regole dei conti e quelle che erano le abitudini del Comune di Aronia. Il 26 maggio 2016, in piena campagna elettorale, per un primo quadrimestre il nostro revisore dei conti sono stati liquidati 3.821 euro, che ci fanno pensare a circa 12.000 euro all'anno. Il 2015 furono eliminati per 6 mesi 5.800 euro, nel 2014 per 6 mesi 7.700 euro, insomma avevamo un trend storico delle liquidazioni in favore del revisore dei conti tra i 14.000 e i 16.000 euro all'anno. Mettendo in linea invece quelli che sono, come dicevo prima, sia la normativa vigente che le abitudini e le consuetudini dei regolamenti di contabilità, siamo arrivati a stabilire che a norma di legge, perché la deliberazione che andiamo ad integrare oggi recitava così, senza fornire un numero, riceve il compenso del revisore dei conti è quanto previsto dalla normativa vigente. Ebbene, secondo il decreto ministeriale 18.179 del 20 maggio 2015, abbattuto come previsto del 10%, dall'articolo 6 bis 241, andiamo a stabilire un compenso annuo per il revisore dei conti pari ad euro 5.841 oltre i contributi previdenziali e assistenziali. E altra anomalia rispetto alle
vecchie erogazioni in favore dei revisoris erano in materia di rimborso di spese di viaggio. Precisiamo quindi in questa, nella delibera che viene proposta al Consiglio, che al revisore unico dei conti spetta il rimborso delle spese di viaggio nella misura effettivamente sostenuta, non c'è bisogno di dirlo, nella misura di un quinto del costo della benzina verde, così come previsto dal regolamento di contabilità. Diamo atto anche che le relative, il relativo curriculum e le relative spettanze saranno delineate dall'amministrazione trasparente del sito internet e di comunicare qui per conoscenza la stessa deliberazione sia alla Regione dei Comuni che alla Prefettura di Potenza. Chiediamo inoltre che la delibera venga dichiarata immediatamente esecutiva. Grazie. Ci sono interventi su questo punto all'ordine del giorno? Prego, consigliere. Ma sulla base di quanto relazionato dall'assessore, ci sono stati momenti di indennità maggiori versate alle risorse dei conti? Il 2016 per un quadrimestre 3.800. Se fosse stato dentro avrebbe sentito. Ma meglio per il consiglio. No, perché per il se c'è un tecnico, ma il consiglio lo può sapere. Non è che è l'eccedenza. Alla gestione associata quindi all'Unione dei Comuni anche
i compiti e le attività relative ai servizi statistici ed informativi. Ora, questa delibera di giunta dell'Unione, per essere sostanzialmente ratificata, deve seguire un doppio passaggio. Prima deve essere deliberata dalla maggioranza consiliare dei singoli comuni che appartengono all'Unione dei Comuni, e anche in questo caso devono essere in maggioranza. Noi apparteniamo insieme a 9 comuni, quindi per passare almeno 5 comuni devono deliberare questo trasferimento di competenza. Si devono emettere delle delibere conformi alle delibere che emettono i singoli comuni, e su questo stiamo discutendo anche noi oggi, è allegata anche una convenzione che noi abbiamo allegato agli atti del Consiglio, che quindi abbiamo letto tutti, se ritenete me la data per letta, se no la posso anche leggere e commentare brevemente. Dopodiché queste singole delibere devono essere ratificate con un'ulteriore delibera definitiva da parte del Consiglio dell'Unione dei Comuni, che in buona sostanza in questa delibera deve prevedere: 1. Il contenuto della funzione e del servizio conferito; 2. I criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti; 3. Gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali; 4. La durata, qualora non sia coincidente con quella dell'Unione; e 5. Anche le modalità di revoca, perché è possibile anche prevedere la revoca. Sempre in questa delibera di giunta dell'Unione che citavo, si dava un termine dell'1 gennaio 2017 affinché questo conferimento di competenze in materia informativa e statistica divenisse operativo. Quindi la proposta che oggi formulo al Consiglio è del seguente tenore: 1. Di approvare lo schema della convenzione per la gestione associata dei servizi statistici ed informativi nel testo che è allegato alla proposta di delibera; 2. Di conferire all'Unione Lucana della Conegrese le funzioni, i compiti e le attività relativi alla gestione dei servizi statistici ed informativi, anche questi meglio individuati nell'allegata convenzione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa e a seguito di recepimento da parte del Consiglio dell'Unione; 3. Di dare atto che la convenzione di cui appunto che ho esposto in precedenza sarà sottoscritta per conto dell'ente, quindi per conto del comune di Lagonegro, dal sindaco, autorizzando altresì il sindaco ad apportare quelle correzioni e quelle integrazioni, è chiaro, di carattere solo formale, non di carattere sostanziale, eventualmente richieste in sede di sottoscrizione, e in ultimo ovviamente di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile. Grazie. Prego, ci sono interventi? Consigliere Michieri, prego. No, alcuni chiarimenti sul punto, sì. Se posso restare seduto, in merito al fatto che quale comune dell'Unione prenderà in carico il servizio di gestione del statistico informativo. Se nella riunione che sarà stata fatta, insomma, indicazione di capo a quale comune andrà questo servizio. Dai soggetti, dei lavoratori in mobilità dell'ex comunità montana,
non avendo quindi personale specializzato specifico nella competenza propria, veniva comunque dato in capo al comune l'assorbimento di questo servizio. E poi perché anche al punto 10 della stessa convenzione, al primo comma, i comuni aderenti alla convenzione si impegnano a trasferire a titolo gratuito all'Unione tutte le attrezzature, i beni mobili ed immobili necessari allo svolgimento dell'attività di cui è la presente convenzione. E allora chiedo se è stato fatto pure un inventario al comune di Lago Negro di quei beni mobili che sono stati acquistati con contributi regionali per le attività informative e statistiche e che poi dovranno essere trasferite all'Unione. Due giuste osservazioni, le mettiamo per vale. Allora, per quanto riguarda il primo aspetto che sottolineava il consigliere Meridiere, è chiaro che la funzione è una funzione associata che sarà svolta dall'Unione dei Comuni, che istituirà un apposito ufficio, un poco come sta facendo con la TUC oggi, con l'impegno poi, quando se ne presenta la necessità, di trasferire il personale competente quando si deve svolgere il servizio statistico ed informativo. Quindi è chiaro che si svolgerà all'interno dell'Unione, con la precisazione che la convenzione è un impegno, che poi va concretizzato in sede di effettiva materializzazione del servizio. E questo anche per quanto riguarda l'impegno di spesa. Questo è un impegno di spesa. Anche l'impegno di spesa, come l'impegno di trasferimento del patrimonio, nel momento in cui se ne presenterà l'esigenza, certamente in quel momento sarà oggetto di un'attenta attività di inventario, sarà inventariato in quel momento. Per il momento con la convenzione noi assumiamo soltanto l'impegno a trasferire il servizio, poi sarà regolato in sede di giunta le modalità di svolgimento del servizio e le relative attività che questo ente sovraordinato ai singoli comuni dovrà svolgere. Bravissimo, vado a memoria e chiedo anche conferma. Allora, l'Unione è fatta in modo tale che offre la possibilità ai comuni, uno o più comuni, di trasferire dei servizi all'Unione. Per cui teoricamente, fino a quando non si prende in considerazione il numero di comuni che trasferiscono una funzione, è chiaro che quella funzione non può essere prestabilita a chi affidarla. Faccio un esempio: se noi stasera in quella convenzione, ecco perché fatto in memoria, c'è una logica, se noi stasera avessimo detto che il comune che si faceva carico di istituire quel servizio fosse stata l'Auria, magari l'Auria non approva perché decide di non mettere quel servizio in comunione con gli altri comuni, diventerebbe un atto invalido, un atto superfluo. Ecco perché allora con questa convenzione noi manifestiamo solo la volontà di trasferire alla Unione questo tipo di funzioni. Ci sarà un altro momento in cui si andrà a regolamentare chi lo dovrà gestire, come lo dovrà gestire e tutto quello che deriverà da questa gestione. E questo è un principio di carattere generale che riguarda tutte le eventuali altre funzioni che dovessimo decidere nel futuro di mettere insieme agli altri comuni che fanno parte dell'Unione. Dovrebbe essere così. Grazie Sindaco, ci sono altri interventi, passiamo allora. Prego, prego. Beh, sul punto purtroppo ho trovato la mia contrarietà rispetto al fatto che nonostante opere del regime di convenzione,
delibera che qui si sta provvedendo questa sera, sarebbe stato opportuno e necessario nella riunione della Giunta, quindi in quella assise nella quale partecipa il sindaco con il suo delegato, non mi sembra che non c'è la possibilità di delegare, ma deve partecipare in prima persona, fosse comunque già stabilito in quale comune veniva, anche perché si parlava di servizi statistici e informativi, anche facendo riferimento a delle attività che poi interessano sicuramente il comune, per esempio il punto ufficio del SUAP, che comunque doveva essere gestito dall'Unione, non poteva essere gestito nella sede dell'Unione, doveva essere posto in capo a uno dei 9 comuni che fanno parte dell'Unione. E nello stesso tempo poi c'era questa necessità dei beni mobili e immobili che comunque appartenevano a ciascuna comunità, a ciascun ente, che in qualche modo dovevano essere poi trasferiti per il servizio che doveva essere erogato in capo a un singolo ente. Pertanto il voto sarà contrario, rispetto non perché non condivido l'Unione dei Comuni, perché è stata un'attività che abbiamo condiviso e abbiamo portato avanti, però avrei gradito che prima della convenzione, prima di questo atto che oggi in questa sede viene portato in consiglio, ci fosse stata una chiarificazione tra dei diversi comuni, quindi tra i sindaci che fanno parte della Giunta, cioè che non è stato convocato il Consiglio dell'Unione sul punto, ma non è competente decidere questa cosa, quindi non c'è assolutamente nessuna illegittimità, ma insomma, sarebbe stato opportuno anche discuterlo in quella sede, già che si tratta della prima funzione che viene comunque trasferita, oltre alla CUC, ma la CUC rappresentava una necessità perché nel momento in cui è andata in vigore quella norma avevamo comunque un impegno rispetto alle attività che devono svolgere le singole entità comunali, diciamo municipalità, e quindi la CUC fu istituita subito e fu messa con il supporto di ciascun responsabile dell'ufficio tecnico nell'Unione dei Comuni. Questi servizi, quindi, nonostante premessa la bontà del fatto predesso, la bontà del fatto che viene comunque istituito, però una chiarificazione su come gestirla, su dove gestirla e quali punti comunque mettere in essere positivamente, forse andava. Pertanto anticipo il voto di astensione. Grazie. Adesso prepara naturalmente tutte le sue osservazioni. Prego. Sì, nel confermare la volontà della maggioranza di votare favorevolmente, sempre per amore della verità, caro consigliere, io ti faccio notare che questa delibera veniva adottata in data 5 maggio 2016, quando c'era la signoria Costa. Quindi la signoria Costa doveva fare quelli e là. Noi la stiamo recependo. Delibera numero 8 del 5 maggio. E allora non ci mettiamo d'accordo su quale comune doveva svolgere i servizi. Però poi deliberasse nel principio dell'Unione. Il principio dell'Unione è quello che dice la Convenzione. Quindi evitiamo polemiche, confermiamo il voto favorevole. Ripetiamo giusto per fare chiarezza la votazione, voti favorevoli. Voti favorevoli? 9. Voti favorevoli? Avvocato Salvetto? 9. Voti contrari? No, si astengono. Astenuti? 2. Terminata esecutività? Stessa votazione? Voti favorevoli? 9. Anche per l'immediata esecutiva, astenuti? Punto numero 7, ratifica seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, delibera di giunta comunale numero 79 del 3 agosto 2016. Prego, assessore al bilancio, Maria Di Lascio, con la parola.
Grazie Presidente per avermi concesso la parola. All'esame del Consiglio una variazione di bilancio. Ed è il secondo Consiglio nel quale portiamo variazioni di bilancio. Le variazioni di bilancio si rendono necessarie quando nel bilancio di previsione, che è lo strumento programmatico a disposizione dell'ente per poter gestire l'attività economica dell'ente, quando in quel bilancio di previsione mancano o sono insufficienti o si devono recepire fatti nuovi che non erano previsti in precedenza. Andiamo ad analizzare, mi seguo per poter leggere, divento anziana naturalmente. In questa previsione, in questa variazione di bilancio, oggi all'esame del Consiglio, si prende atto di un finanziamento da parte del Banco Nazionale dell'Appennino Lucano Valdagno Pugliese di 5.000 euro a favore degli eventi estivi del comune di Lagonegro. Non essendo previsto questo incasso quando è stato adottato il bilancio di previsione, venire in essere di una somma in più deve essere registrata con apposita variazione. Questa variazione di bilancio trova poi il suo corrispondente, questa variazione di bilancio un'entrata e quindi una variazione in più, trova la sua corrispondenza nella uscita di bilancio dello stesso valore che è stata attribuita all'Associazione Culturale a Castagna la Critica, che si è adoperata durante gli eventi estivi per allietare il nostro apostolo Lagonegrese. Ed è la prima variazione. Altra variazione di bilancio riguarda il contributo da parte della Regione Basilicata di 3.900 euro da destinare all'assistenza per i necropatici e i talassemici, che è un ingresso che non era stato previsto in questa misura, di cui si prende atto e che trova la corrispondente uscita in uscita dello stesso importo.